Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video, o meglio nella seconda puntata di Book of Lettering, una nuova serie dove vi insegno a scrivere con il lettering. Iniziamo quindi, buona visione! Andiamo all'esercizio 2, ovvero questo qui. Iniziamo a scrivere quindi, infatti ci sono 4 linee per scrivere, vedete 4. La prima che è dove stanno le maiuscole, la seconda dove arrivano le lettere alte, la terza dove ci sono tutte le altre lettere e la quarta dove ci sono le lettere basse. Qui ad esempio ho scritto Foggia, ma si può scrivere qualsiasi parola. E come potete vedere, qua arriva la F, qua ci sono tutte le lettere normali, ma le due G arrivano fino a qua giù, che è quella delle lettere basse. Una volta che si capisce è molto molto semplice. Quindi l'esercizio 3, passiamo subito al terzo esercizio, è proprio quello di fare esercizi con la scrittura. Niente, oggi le mie lucine mi abbandonano. Quindi iniziamo a scrivere. Qua ho iniziato a scrivere le lettere dell'alfabeto dalla A alla I. Sì, non ho la pazienza di farlo tutto, anche perché l'ho fatto su tutta la riga, con la A, con la B, con la C, con la D, con la E, con la F, la G, l'H e infine la I. Siccome queste le ho fatte off camera, adesso vi faccio vedere come faccio ogni lettera. Partiamo con la A, vi faccio vedere il movimento. Prima giù, su e giù. Poi la B è molto semplice. C. La D è un pochino più complicata, quindi vado giù, su e giù. La E si fa così, la F invece si fa così, poi abbiamo la G che questa è un pochino più complicata, vado giù, vado giù, su. Sì, ammetto, la G è molto difficile, ma passiamo all'H. E infine la semplicissima I. Se le lucine reggono, passiamo all'esercizio 4 e cambio anche colore di brush pen. Non ci credo, sono ancora accese le lucine. Miracolo. Ecco, appena l'ho finito di dire si sono spente. Quindi dicevo, passiamo all'esercizio 4, che è quello di provare a iniziare a scrivere. Niente, queste luci non reggono. Vabbè, lo farò con le luci spente. Per chi non l'avesse capito, sono queste lucine. Quindi iniziamo a scrivere delle parole o piccole frasi. Ma dobbiamo anche capire un'altra cosa, che ci sono diversi caratteri per scrivere in lettering. Quello che vi ho sempre fatto io è il corsivo. E nelle prime spiegazioni questo ve l'avevo fatto in stampatello minuscolo, come il titolo. Quindi questo è il corsivo. Questo è lo stampatello minuscolo. E questo è lo stampatello maiuscolo. Io però adesso mi concentrerò sul corsivo, che è anche il mio preferito, perché non so, mi sta più da lettering. E quindi inizio a scrivere qualche parola. Ma un conto è questa parola, ma come faccio a legarla come in questo modo? È davvero molto semplice, ora vi faccio vedere anche mentre la scrivo. Adesso faccio una piccola lineetta. E inizio là. Qua continuo. Continuo. In questo modo. Adesso la parola banana aveva tutte le stesse legature praticamente, perché sono sempre le stesse 3 lettere. Ma proviamo con piccione. Parola totalmente a caso.
E adesso con il pennarello blu vi evidenzio tutti i legamenti. Infatti tra la P e la I ho aggiunto questa lineetta qui. Poi qua ho continuato come qui e mi sono attaccata. Poi qua sono salita per farle la I. Poi per la O ho continuato. Qua tra la O e la N ho legato il ciuffetto con la gambetta della N. E poi qui per la E ho fatto una piccola lineetta, in questo modo. E capite che si può fare anche con un pennarello. Ovviamente si capisce molto di meno il lettering, ma si può andare a fare vedere ed evidenziare. In questo modo. E anche questo esercizio è finito, come questa puntata. Vi aspetto infatti con il terzo episodio di Book of Lettering, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perderlo. Poi ovviamente già che ci siete, attivate la campanellina, mettete un like, iscrivete un commento e ci vediamo al prossimo video, ciao!